Si è svolta ieri pomeriggio nel centro commerciale Le Rondinelle a Roncadelle la semifinale di Miss Brescia. Certo, le rondinelle sono impegnate in questa bella kermesse in collaborazione con la Brescia Calcio. È da tempo che ormai il centro commerciale Rondinelle collabora col Brescia Calcio, d'altronde le rondinelle per le rondinelle mi sembra che sia proprio un equilibrio perfetto. Beh, oggi c'è stata questa prima selezione per dare la Miss al Brescia Calcio, che dovrebbe accompagnarla durante tutta la stagione, che speriamo sia più fortunata di come è iniziata questa stagione, ce lo auguriamo. Le rondinelle danno il loro contributo, chiaramente abbiamo fatto sì che i nostri commercianti potessero esporre le loro merci, no? Per questa collezione di autunno, una cosa importante, riuscire ad abbinare questo spettacolo con quelle che sono le proposte che dobbiamo fare a livello commerciale proprio, ecco. I giudici hanno scelto, dopo averle viste sfilare con alcuni capi dei negozi presenti nel centro commerciale, le 15 finaliste. Solo una però vincerà la finale e rappresenterà il Brescia Calcio per tutta la stagione sportiva. La bellezza e il calcio si uniscono, si cerca la Miss che rappresenterà il Brescia. Ma sì, è una bella manifestazione, speriamo che porti bene soprattutto al Brescia, anche perché adesso ce n'è bisogno veramente. Questo periodo si riuscirà a uscire da questo periodo? Ma è quello che ci auguriamo, adesso sicuramente è un momento difficile, molto difficile, diciamo che, e speriamo soprattutto che la squadra possa riprendersi. Adesso la prossima settimana non ci saranno partite infrasettimanali, quindi mi auguro e ci auguriamo un po' tutti che si riesca un attimino a trovare un po' di serenità e tornare a giocare come il Brescia merita. Sicuramente Maifreddi conosce le persone, conosce i giocatori e riuscirà ad aiutarli in questo periodo. Ma all'esperienza giusta, poi speriamo che la squadra adesso deve dare uno scatto d'orgoglio, cercare di recuperare un po', come detto, di tranquillità e serenità. La squadra c'è da tanti punti di vista, speriamo che possa trovare continuità. Cerchiamo la rappresentante femminile del Brescia, tu sei in giuria, cosa si cerca? Si cerca la brescianità? Un po' tutto, ovvio che uno guarda l'impressione appena esce dal palco, quindi è difficile, ovvio. Cercare di capire la personalità di una ragazza quando sfila è difficile, ovvio si vede magari la timidezza, queste cose, però quello che si cerca di vedere maggiormente credo che sia il lato esteriore. Si cerca anche che magari riesca a portare un po' fortuna in questo periodo che non è per niente positivo. Speriamo, speriamo. Io me lo auguro, è un periodo un po' così, però credo che con la calma si possa uscire da questo momento perché la squadra è, secondo me, è attrezzata abbastanza bene.